E la formazione della mandata in campo da Mancini e Julio Cesar, Xavier Zanetti e Cordoba, Samuel Favalli e Figo, Verón Cambiasso, Chiri Gonzales, Cruz e Adriano. Palermo, privo di Corini e Gonzales, Lupatelli, Zaccardo, Terlizzi, Barzagli, Grosso, Santana, Barone, Mutarelli, Bonanni, Caracciolo e Di Micheli. Questa la formazione del Palermo. Pieri è l'arbitro. Buona partenza dell'Inter con Verón in verticale per Adriano. Ancora arriva Cambiasso, il suo tiro è centrale para Lupatelli. Siamo al 16esimo. Andiamo con le immagini al 23esimo con l'azione ispirata sempre da Verón, davvero molto forte la coppia centrale, Cambiasso-Verón, apertura per Figo e qui è Cambiasso che non riesce a centrare lo specchio della porta. Si vede al 24esimo il Palermo con Cordova che va in anticipo su Di Michele, pallone in calcio d'angolo. 31esimo. Lancio lungo in profondità di Adriano per Cruz, il rinvio di Lupatelli, il pallonetto di Figo e controlla qui Barzagli, un po' lento il pallonetto del portoghese, ma dopo un minuto l'Inter va in vantaggio. Calcio d'angolo, colpo di testa di Cordova, splendido anche il colpo di testa di Cambiasso, gol dell'1-0, quinto gol in campionato per l'argentino. Rivediamo anche qui il gol di Cambiasso, l'esultanza di Roberto Mancini in panchina. Si vede il Palermo come reazione, qui ci prova Barone, la deviazione di Cruz para a terra Julio Cesar. Poi c'è questo intervento di Samuel su Di Michele, un duello che è andato avanti per tutta la partita. Adriano, siamo nei minuti conclusivi di questo primo tempo, ancora Adriano, il suo tiro, pallone che viene respinto, il cross era di Figo. Rivediamo ancora qui il brasiliano che non riesce a mettere dentro. Andiamo alla ripresa con una buona partenza da parte del Palermo, i primi 10 minuti, qui abbiamo Cordoba in anticipo su Caracciolo, poi al sesto la punizione di Grosso con Julio Cesar che si distende e mette in calcio d'angolo, all'ottavo attenzione a questo colpo di testa di Cordoba, pallone che arriva alla fine a Barone, il suo tiro è palla che va ad incocciare il palo alla destra di Julio Cesar. Un buon secondo tempo del Palermo, qui al decimo la punizione di Caracciolo col suo destro che praticamente buca la barriera e poi questo brutto gesto di Caracciolo che manda in pratica quel paese del Neri. Al dodicesimo si scuote l'Inter con il tiro di Chiri Gonzales e Lupatelli mette il pallone in calcio d'angolo. Poi attenzione alla progressione di Adriano che si accentra, carica il sinistro e non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta e si arrabbia un po' così Adriano. Ancora Inter in pressione in questa fase centrale del secondo tempo, la gran botta di Chiri Gonzales e la risposta di Lupatelli. Mancini segue la partita, attenzione con il colpo di testa di Mutarelli, rinvia poi Verón. Cerca di incitare i suoi del Neri per dare la carica giusta, ma guardate ancora la progressione di Adriano che ha dimostrato anche dal punto di vista fisico i suoi miglioramenti. Qui non tocca male Figo, poi ancora Adriano, palla viene respinta da Lupatelli. Poi ancora su calcio d'angolo arriva il raddoppio dell'Inter, siamo al 31esimo. Gli applausi di Mancini e dice Cordova, l'ho toccata io, l'ho sfiorata io di testa, rivediamo, la sfiora proprio Cordova ma l'ultimo tocco è un po' di Terlizzi che mette il pallone dentro alla rete e poi ancora su punizione, questa volta è Figo, mette direttamente in porta del gol importante, sesta vittoria di interna consecutiva per l'Inter che da questa sera è a 5 punti dalla Juventus. E allora Inter...